Non è un caso che oggi presentiamo la nostra trasmissione da Aspra, dal parco giochi, da un parco giochi che era ridotto, non troviamo una fetenzia, diciamolo pure, uno schifo. Era un concentrato di spazzatura, di sporcizia, un luogo che potrebbe essere, che può tornare a diventare bellissimo per i bambini, era ridotto ad una fogna. Grazie all'impegno di tanti giovani aspirenti, quelli di Prospettiva Futura, ma ce ne sono stati anche tanti altri, si sono rimboccati le maniche, hanno preso le pale, hanno preso le scope, hanno preso le zappe, i sacconi neri e hanno veramente fatto un lavoro straordinario. Lavoro straordinario che ora, come dire, in qualche modo compete all'amministrazione completare. Probabilmente cercheranno degli sponsor e ripristineranno i giochi per bambini che c'erano un tempo e tornerà ad essere un luogo dove i piccoli avranno, come dire, uno spazio per la loro dimensione, per i loro giochi e per i loro passatempi. È un piccolo passo avanti che una comunità che vuole crescere, che vuole contare sulle proprie forze, sta facendo. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questo lavoro. L'altra questione sulla quale ci soffermeremo è quella della conclusione di Sono un tuo in scena. Proprio martedì scorso con Cassandra, c'è stato uno spettacolo straordinario, centinaia di persone si sono dovute, come dire, si è dovuto dire di no a tantissima gente che voleva partecipare. La dimostrazione che è un'esperienza positiva, che va ripetuta con i correttivi, come dire, che si rendono necessari in questi casi, però un'esperienza che va ripetuta. Perché è veramente positiva perché pone al centro dell'attenzione non solo la cultura e il teatro, ma uno dei luoghi più suggestivi e belli del nostro territorio. Di aumentare la tua specie in mezzo a tutto questo macello. Ma come si fa? Dietro un granaio o in qualche altro posto. Non posso. Le immagini di questa sera, come dire, danno conto dello straordinario successo, della grande suggestione di questi spettacoli che si stanno svolgendo qua su Assoluto. Sì, devo dire che stasera è un successo strepitoso perché è piena la platea, sono bravissimi i ragazzi e riflettevo poco fa seduta su una cosa, la prima rappresentazione al di là degli alunni del Jeus fatta dai ragazzi, quindi i giovani protagonisti del territorio, è stata Lisistrata che parlava di donne. Anche stasera abbiamo una donna che celebra la fine della rassegna. Ci sarà una replica, almeno così ci auguriamo il prossimo anno. Non la replica, io credo che dobbiamo portare a sistema una cosa che per la cittadinanza, non solo di Solnto o del comune di Santa Flavia, ma per tutto il comprensorio, è da lustro praticamente alle antiche geste e ai fasti di ciò che i greci hanno fatto su questo territorio. Cettina Castelli, si può considerare quella di stasera, con le immagini che stiamo vedendo, con lo spettacolo di cui stiamo godendo, una scommessa vinta? Sicuramente sì, è stata dura, però il risultato appunto è questa serata finale che ha avuto tantissimo successo. Abbiamo dovuto addirittura non accogliere gente che andava a cercare i biglietti in prevendita. E questa è una grande soddisfazione, dopo tanta fatica, perché poter organizzare una manifestazione in un sito che non è ben disposto ad accogliere dal punto di vista logistico un pubblico e un'organizzazione tale non è stato facile. Però si sta rivelando un'organizzazione ineccepibile, puntuale, perfetta. Quindi questo dice che si può gestire, si possono gestire eventi di questo genere assoluto. Sicuramente abbiamo voluto scommettere in questa prima fase e abbiamo constatato che si può con la collaborazione del personale del parco, ringraziamo la dottoressa Africano per la grande disponibilità e si può grazie a un servizio di volontariato ineccepibile quale quello del Nogra che ha assicurato la sicurezza sia per gli spettatori che per tutta la logistica. È stata fondamentale questa presenza e sicuramente ci ha confortato dal punto di vista organizzativo. Anche a me, non ti ho mai capito. Non ti facevi prendere le tue visioni, le tue Un'idea parole. vincente, che penso vorrete tornare a mettere in campo l'anno prossimo.
Sicuramente l'anno prossimo valuteremo chiaramente la possibilità di rifarlo nuovamente, perché così come abbiamo detto in conferenza stampa quando abbiamo presentato il cartellone, vogliamo che questa rassegna diventi ciclica, diventi annuale e che si ripeta diciamo nel tempo. E, certamente, così come ha detto poco fa Cettina, qualche problema l'abbiamo avuto, cercheremo di risolvere. È inevitabile. Cercheremo di fare dell'esperienza maturata quest'anno virtù per il prossimo anno e quindi chiaramente, perché io credo in questo progetto, ci crediamo tutti, ci ha creduto così, perché lo voglio citare nel modo più assoluto, il sindaco Salvatore Sanfilippo, che è stato veramente unico nel prodigarsi e nel mettere a disposizione tutto se stesso. E spero che diciamo la gente abbia apprezzato e che vi diamo appuntamento per il prossimo anno. Grazie. Era normale che non si provasse più nulla. Era normale l'indifferenza alla vista di cadaveri di vecchi, donne, bambini, cosparsi di calce viva nelle fosse lungo il fio affinato tutti i giorni. Tutto inutile. L'iniziativa è stata ridotta proprio perché abbiamo voluto portare avanti un progetto in maniera sensata, quindi secondo le disponibilità. Le disponibilità provengono da partner e sponsor privati che hanno investito sia in termini di servizio che in erogazione di contributo, in contributi personali da parte anche del sindaco, che ha messo a disposizione la sua indennità per poter coprire le spese, questo va riconosciuto. E anche una parte, un buon 40% dalla vendita dei biglietti. Lo sbigliettamento si è reso necessario proprio per poter coprire le spese che, ripeto, per un primo anno con una logistica così complessa sicuramente sono state sostenute. La questione del cimitero di Bagheria non accennano a placarsi le polemiche. Su IASU, i lavoratori socialmente utili, che di fatto hanno, non stanno ottemperando agli obblighi cui li aveva invitati l'assessore al personale di Bagheria, pare che si provvederà con operai del piano di zona legati ad un progetto del piano di zona. Fatto sta che in questo momento, a parte una piccola zona, il cimitero è sporco, lo segnalano gli utenti, lo segnalano i familiari di tante persone care che vanno a trovare appunto al cimitero. È stato ed è uno dei punti in cui Patrizio Cinque, il nuovo sindaco, sta dando diciamo la parte migliore, sta veramente avviando un percorso di cambiamento radicale nella gestione e noi ci auguriamo anche nella manutenzione del cimitero. Ancora una volta da parte di familiari, di defunti, viene sollevato il problema della pulizia del cimitero. Che cosa, da dire, da segnalare all'attenzione dell'amministrazione? Io voglio dire soltanto che l'amministrazione dorme, l'istituzione pure, perché se vogliamo proprio mettere il dito nella piaga, il cimitero è un business. Ne muoiono sui 500-600 l'anno. Prima di entrare si deve pagare. Però questi soldi non vengono sfruttati qua. Le risorse incamerate non vengono destinate alla cura di questo che è un luogo sacro per tutti noi. Questo luogo sacro non esiste per niente. E allora, ancora oggi, noi facciamo, rivoluzione, attiriamo l'attenzione. Perché andiamo a parlare dal custode, il responsabile non c'è. Io non voglio parlare né di bene né di male, però posso dire soltanto che precedentemente, quando cercavo un responsabile, si faceva trovare sempre presente. Adesso il responsabile, non lo so, so soltanto di nome chi è, però non l'ho visto. Quindi le segnalazioni che voi fate cadono nel vuoto, sì. Anche se bisogna dire, va riconosciuto, proprio oggi vediamo che c'è una squadra di servizio del cimitero, in qualche parte del cimitero è stata avviata la pulizia, però sì. In buona sostanza il problema è ancora irrisolto. Però vicino da mia madre, dove è seppellita mia madre, è stato pulito da noi stessi. Io no, però la comunità
del reparto. Cioè, gli stessi familiari, il sindaco invita ad avere fiducia perché il problema è ormai attenzionato, sono stati trasferiti presso la cura del verde del cimitero comunale 15 dipendenti, quindi diciamo il problema dovrebbe essere passeggero. Però io le devo dire che queste 15 persone a me mi hanno detto già 3 settimane fa che c'erano 15 persone che stavano fuori dal cancello e che non volevano entrare. Quindi queste 15 persone da 15 giorni a quest'ora avrebbero pulito tutto il cimitero e invece ci ritroviamo con i bidoni che sono dal mese di maggio ancora pieni. Quindi se hanno fatto la strada principale per dare un po' di occhio alle persone, va bene. Ma qua è anche un luogo sacro. ...125 operai, il cui futuro è assolutamente incerto, erano legati al gruppo di Michele Aiello, l'ex tecon della sanità, a cui sono stati confiscati questi beni, mentre Villa Santa Teresa e altre cose stanno andando, come dire, continuano a essere produttive ed efficienti, il ramo edile dell'azienda invece sta incontrando grossissime difficoltà. Non viene pagata la cassa integrazione, non vengono pagati per quei pochi che lavorano regolarmente le mensilità, c'è una crisi di liquidità, ma c'è soprattutto un dramma per centinaia di famiglie pagheresi. In questi giorni hanno inscenato delle proteste, più di una volta gli operai sono saliti su una gru e hanno stazionato un'intera notte, stanno facendo manifestazioni cittadine, hanno incontrato il sindaco, hanno incontrato il prefetto, l'interlocutore e l'agenzia per i beni confiscati. Ecco, vogliamo riprendere uno dei concetti che ha ben espresso il segretario del PD Orazio Menta. Non facciamo passare l'idea che era la mafia che dava lavoro e che invece quando c'è lo Stato a gestire i beni, a gestire le ricchezze, le cose vanno in malora. Sarebbe un pessimo messaggio per i bagheresi e non solo. Siamo presso il cantiere di Villa Santa Teresa a Bagheria, dove gli operai del Lati Group hanno messo in campo, stanno inscenando una forte manifestazione di protesta, una drammatica manifestazione di protesta. Ritardi nei pagamenti, cassa integrazione che non arriva, interrogativi su un futuro che non è affatto chiaro e leggibile. Una protesta che si è concretizzata con 3 operai che sono saliti su una gru e hanno trascorso l'intera notte là. Ecco, Santo Bologna, ci spieghi meglio i motivi di questa protesta. La protesta è giustamente prima di darci qualche cosa per poter andare avanti, perché abbiamo forte difficoltà, gli operai vivono di sussidio, non di stipendio, questo sussidio stesso non c'è, la cassa integrazione che abbiamo è quella ministeriale e si aspetta il ministero che spinge questa pratica o chi per lui deve spingere questa pratica per arrivare in fondo, magari per far arrivare i soldi il più presto possibile. La manifestazione... Voi già avete fatto una manifestazione lo scorso febbraio, sì. E che risultati ha dato? Posso dire zero, perché solo promesse e niente fatti, questo è il problema. Ecco perché è nata la seconda manifestazione, perché hanno fatto per noi troppe promesse, senza conclusione. Voi siete stati anche in prefettura la volta scorsa e i vostri interlocutori, il dottore Dara, gli amministratori giudiziari di Villa Santa Teresa, che cosa vi dicono? Quale posizione portano? Che garanzie danno sul vostro futuro di lavoro? Innanzitutto il prefetto si era reso disponibile a un tavolo che avrebbe dovuto vedere sia i sindacati che la vecchia amministrazione per trovare delle soluzioni assieme, ma questo tavolo non è mai avvenuto. Non siamo mai stati assieme e ci hanno reso partecipi dei progetti che dovrebbero nascere. E di volta in volta, ogni mese, sono cambiati questi progetti. Una volta ci hanno prospettato alcuni lavori, un'altra volta altri. Di fatto sta che in 8 mesi che lavoriamo, perché chi ha lavorato, perché comunque c'è stata gente come me, che sono un impiegato, che è andata a lavorare, ma non è stata neanche pagata. Quindi ci sono da una parte gli operai in cassa integrazione che non ricevono la cassa integrazione, dall'altra chi lavora che non viene pagato. Infatti siamo arrivati al punto che non abbiamo neanche più i fondi per andare a lavorare. In quanti siete in questo momento alla T-Group? Alla T-Group è attualmente formata da 115 persone. Cantieri aperti? Ecco,
tra operai e impiegati. I cantieri aperti, attualmente i cantieri, diciamo, in forza sono Bronte, Biancavilla, gli ospedali. La Villa Santa Teresa che dovrebbe essere tutti, sono tutti in queste condizioni, cioè fermi con poche persone che, perché non ci sono attualmente i fondi per mandare avanti e completare almeno questi cantieri. Perché si parlò in un certo periodo di un intervento sull'edilizia residenziale per un'area che apparteneva all'ingegnere Michelelli in via Libertà. Questa prospettiva è sfumata pure ormai. Sì, questa prospettiva è sfumata. Nemmeno si è avuto più un dialogo, perché dice che c'era un'altra società insieme all'ingegnere. Abbiamo fatto anche allora una protesta per quanto riguarda questa situazione. Il comune si aveva messo a disposizione a dare le licenze, a dare la delibera per poter fare. Mancanza di fondi, mancanza di soldi dell'azienda, degli amministratori, non so di chi, e non si è fatto niente. Questa protesta sta avendo un riscontro, cioè nel senso state avendo l'opportunità di sedervi a un tavolo e parlare con qualcuno? Già ieri onestamente hanno dato i primi, diciamo, i primi segnali di un incontro che dovrebbe avvenire giovedì con una parte dell'amministrazione. Però i nostri compagni giustamente non sono voluti scendere, perché dice perché giovedì, quando la nostra condizione è così grave, che già oggi volevano che si creasse comunque un tavolo in cui almeno ci dassero rassicurazioni, perché ormai è anche la speranza che viene a mancare e la fiducia nel futuro, perché le parole che si sono susseguite in questi mesi comunque ci hanno portato a stare qua ad agosto e adesso ci viene detto settembre. Quindi la situazione diventa sempre più drammatica, in poche parole. Proroga dopo proroga, e noi aspettiamo e mangiamo con la proroga. C'è gente, operai, che già gli hanno tagliato la luce. Sfratti dal tribunale esecutivi già, e lo sanno gli amministratori in che condizione siamo. Ieri abbiamo avuto un incontro anche, ritengo positivo, per il futuro degli edili, poiché gli edili vanno verso l'affitto del ramo d'azienda, quindi una parte di loro cominceranno a lavorare subito, a un'altra parte è stata garantita la cassa integrazione. Il problema di oggi è la contingenza, cioè la liquidità spicciola, sono famiglie che sono da mesi senza stipendio e senza l'ossigeno necessario. Cerchiamo di risolverlo tutti insieme questo problema. La politica quindi sta facendo uno sforzo, almeno una parte della politica, per superare il problema. Noi ci stiamo provando. Mi dispiace dire che in questi 3 giorni siamo stati l'unica forza politica presente. Non è una e non vuole essere una lotta politica di parte, anzi l'appello è che tutte le altre forze politiche, le altre forze sociali sposino quella che è una protesta di lavoratori, che non è una protesta né di destra né di sinistra, e che deve essere di tutta la città di Bagheria. Questa spazzatura come la dobbiamo pagare senza soldi? Uno si vuole impegnare a pagare, però senza soldi non possiamo pagare nulla. Che qualcuno ci aiuti, ci aiuti! Tutti, ladri! L'ultimo servizio è un'intervista a Uri ad Anni Incerti, che sta partendo proprio in questi giorni per andare a difendere il proprio titolo europeo di maratona conquistato a Barcellona. La condizione di forma è buona, di mezzo in questi 4 anni che veramente l'hanno vista trionfare anche sulle ingiustizie, sul campo era arrivata terza, ha avuto la medaglia di bronzo, poi le atlete arrivate a prima sono state squalificate. Un grande in bocca al lupo d'Anni Incerti per il 16 di agosto a Zurigo a difendere il titolo europeo di maratona. Con quale spirito ti accingi ad andare a difendere un titolo strameritato, fortemente voluto, che ha dimostrato anche la qualità della prestazione delle atlete italiane? Beh, intanto io non mi sento proprio cucito questo titolo di campionessa europea perché sul campo avevo vinto il bronzo, quindi mi hanno tolto la gioia di sentire l'inno quel giorno, mi hanno tolto la gioia di festeggiare proprio loro. Però beh, adesso sono campionessa comunque in carica di maratona e dovrei difenderlo. E dovrò difenderlo, anche se sarà difficile, perché il percorso è veramente duro, diciamo non adatto alle mie caratteristiche. Ecco, saranno a Zurigo. Sarà un saliscendi, ci sarà qualche, non è il classico percorso di maratona quasi tutto pianeggiante? Assolutamente no, anzi è più una corsa in montagna, sembra, perché dobbiamo ripetere la salita 4 volte e su una maratona è veramente dura, ma la salita c'è per tutti, la fatica ci sarà appunto per... Che pendenza ha la salita per quanto si prolunga?
6-7% e comunque la troviamo in 1,4 km, troviamo tre salite, tra cui due veramente pesanti, e poi 1,1 km di discesa bella ripida, quindi ci sarà da divertirsi. Senti, nel mezzo c'è una gravidanza, una bambina che sta crescendo, e come ti senti in questo momento? Martina sicuramente è la medaglia più bella in assoluto, è stato un anno bellissimo, è una bambina impegnativa, però mi toglie l'energia e me li dà allo stesso tempo. E quindi diciamo che è stato un anno veramente bello, ho ripreso gradualmente, ho ripreso la forma di prima, diciamo. Abbiamo letto che le prestazioni via via si sono avvicinate a quelle dei tuoi giorni migliori. Sì, sì, infatti adesso sono allo stesso livello. Speriamo che insomma anche quel giorno dimostrerò di esserlo. Ecco, un desiderio, un sogno che vuoi esprimere? Guarda, essendo siciliana, quindi scaramantica, meglio non dire niente. Che la fortuna mi assista. Come trovi Annice? La condizione di Annicetti, la condizione che tu, che la conosci bene naturalmente, è oggettiva di Anna. Anna, diciamo, si è allenata benissimo a St. Moritz. Siamo stati 3 settimane a St. Moritz, a 1800 metri d'altezza, per allenarsi in condizioni ottimali, ecco. E quindi ora è al massimo della condizione, quindi spero che possa difendere, insomma, con i denti il titolo conquistato 4 anni fa. La gara è il giorno 16 alle ore 9, ci sarà la diretta Rai, quindi... Il percorso, che è anomalo rispetto ad una maratona, a quale tipo di atlete potrà giovare e chi sono le avversarie più titolate? Diciamo, come diceva Anna poco fa, questo percorso non si addice molto alle sue caratteristiche, perché c'è questa salita ripida da ripetere ogni 10 km, e quindi a lungo andare si fa sentire delle gambe, quindi sono un po' favorite quelle che hanno più forza muscolarmente, ecco. Lei corre più di agilità, però una volta là poi insomma la salita c'è per tutti, e quindi difenderà al massimo questo titolo conquistato con tanti sacrifici 4 anni fa a Barcellona. Una domanda a margine, questo problema del doping nei vari sport, l'abbiamo visto esplodere nel ciclismo, l'abbiamo visto in tanti altri sport, anche in atletica. Come viene percepito da voi atlete? Se ne parla? Ma noi tra di noi, insomma, non è che ne parliamo tanto. Diciamo che io l'ho vissuto sulla mia pelle questa cosa, quindi un po' quando sento questa parola doping mi viene l'irritazione, proprio mi innervosisco. Siccome già in passato mi sono avvilita abbastanza per questa cosa, adesso ho deciso di fare la mia strada. Io so quello che valgo io a pane e acqua, quindi che le altre facciano quello che vuole, che ci sia giustizia, insomma. A pane e acqua e spingione. Spingione, arancine. Va bene, in bocca al lupo, Anna. Grazie per averci seguito, anche noi faremo una pausa per questo Ferragosto, vi ricordiamo sempre, canale 19 di Tele One, i comuni informano sabato alle 12.30 e in replica sulla stessa rete la domenica alla stessa ora.